Care amiche e cari amici, vi do il benvenuto a questo incontro di guarigione e preghiera. Oggi sarà un incontro speciale perché lo stato d'essere che siamo urgentemente chiamati a sviluppare in questo tempo storico, sempre in realtà nel corso dell'evoluzione della coscienza, è principe lo sviluppo della pace. Ma specialmente in un periodo storico come questo abbiamo una responsabilità urgente, inconfutabile e irrimandabile all'essere pace, come diceva Thich Nhat Hanh. E dunque oggi condivideremo pratiche, praticheremo delle meravigliose pratiche date dal mio maestro Paramahansa Yogananda per lo sviluppo della pace dentro di noi. Dunque, essere pace, divenire la pace che siamo e di conseguenza irradiarla e per risonanza rendere un servizio al mondo. Si parte da noi, non si parte da slogan, da bandiere, da manifestazioni anche necessarie, naturalmente, ma l'effetto più grande è quello fisico, elettromagnetico, ovvero l'essere pace. Allora, se siete pronte e pronti, vi invito innanzitutto a fare quello che Paramahansa Yogananda diceva essere il metodo di rilassamento più infallibile, più immediato. Per 3 volte inspirate doppio di naso, questo accende proprio energia vitale, inspirate doppio di naso tendendo tutto il corpo fino a vibrare e poi espirate di bocca e lasciate dopo l'espirazione uno spazio quanto più lungo. Naturalmente in un modo confortevole per voi, incomincia, inspira doppio di naso, tendi tutto il corpo fino a vibrare, vibra piccola, media, alta tensione, in quella tensione fisica porta eventuali tensioni emotive, mentali, poi rilascia tutto con un doppio espiro di bocca completamente e rilascia la tensione muscolare, permette alla pausa fra espiro e inspiro di essere quanto più lunga puoi e poi ancora inspira doppio di naso. Tendi tutto il corpo fino a vibrare, piccola, media, alta tensione, anche la fronte, vedi che la sto alzando apposta. Mantieni questa tensione in quella tensione fisica, porta eventuali tensioni emotive, mentali, poi rilascia tutto con un doppio espiro di bocca e rilascia la tensione muscolare in un modo dinamico, ardente. Ancora, inspira, doppio di naso, mentre tendi tutto il tuo corpo con piccola, media, alta tensione fino a vibrare, mantieni quella tensione vibratoria in apnea, inspiratoria, li porta eventuali tensioni mentali ed emotive e poi rilascia tutto con un doppio espiro di bocca e rilasci anche la tensione muscolare. E dunque, ora per favore ci centriamo e porti le tue mani in questo meraviglioso mudra. Come sai, da martedì prossimo inizieremo un meraviglioso pellegrinaggio attraverso i mudra. Ogni martedì di aprile incontra Anjali Mudra, il mudra dell'offerta. Porti i tuoi palmi uno a contatto con l'altro, vanno a riequilibrare i due emisferi, li porti al centro del petto e sai che vuoi ascoltare l'intento profondo del tuo cuore, che però ci invitiamo a rendere l'intento per la pace. E poi volgi in alto questo in tuo intento, in modo che vada a incontrare la costante irradiazione di grazia, amore, luce divina, dice Paramahansa Yogananda. In questo incontro c'è nuova creazione. Allora, in questo stato interiorizzato, ascolta. E poi rilasci naturalmente con serenità le tue mani, le porti a palmi in su, fra cosce e addome. E ascolta questa meraviglia. Abbi questo sankalpa forte di essere pace. E aiutati con questa guida saggia, di un'incarnazione di saggezza come questo grande maestro Paramahansa Yogananda, e segui e fai proprio. Invocate mentalmente Dio con tutto il fervore e la sincerità del vostro cuore. Invocatelo consciamente nel tempio del silenzio e nella meditazione più profonda. Inspira per favore profondamente, raccogliti, e espira, rilassati sempre di più. Trovatelo nel tempio dell'estasi e della beatitudine. Entra ancora più in te, un inspiro profondo di naso, inspiro profondo di naso, lento, lungo, profondo. Elevati, centrati ed elevati.
E poi continua ad ascoltare questa meraviglia di Paramahansa Yogananda per essere pace ed irradiare pace, rivolgendo a Dio ogni pensiero e sentimento, alla fonte della luce, alla fonte della pace, alla fonte dell'amore. Offritegli il vostro amore con tutto il cuore, la mente, l'anima e con tutta la vostra forza. Con l'intuizione dell'anima percepite la sua presenza. Quella presenza è il tuo sé superiore, è la tua unica vera identità. Sentitelo squarciare le nubi della vostra irrequietezza e manifestarsi come una grande pace e una grande gioia. La pace e la gioia sono le voci di Dio, che sono rimaste a lungo assopite, soffocate dalla nostra ignoranza, trascurate e dimenticate nel frastuono di tutti gli attaccamenti, le passioni, le distrazioni. Il regno di Dio si trova proprio oltre il buio degli occhi chiusi. Mantieni per favore gli occhi chiusi, con delicatezza, morbidezza, ma mantienili chiusi. È il primo varco che permette di entrare in quel regno di coscienza infinita, di pace infinita, che tu sei. È la vostra pace. Inspira per favore, inspira di naso, un inspiro lungo e profondo ed espiri anche di naso. Adesso espirate e rilassatevi e sentite la pace che si diffonde ovunque, dentro e fuori di voi. Immergetevi in quella pace ancora. Un inspiro lungo, lento e profondo di naso. Stai con gli occhi chiusi, portali al punto dove vive l'infinita coscienza divina in noi, il punto fra le due sopracciglia. Ad occhi chiusi rimani con morbidezza concentrata, concentrato là, ma inspira profondamente, pausa. Espira completamente, non lasciare neanche un milligrammo di aria. Espira completamente. E ancora, questa è guida di Paramahansa Yogananda. Inspira profondamente. Espira. Ora dimentica il respiro e ripeti: Padre, Madre, i suoni del mondo e dei cieli si sono placati. Io sono nel tempio della quiete. Ripeti, il tuo eterno regno di pace continua ad espandersi di fronte ai miei occhi. Mantienili chiusi, al terzo occhio, al punto fra le sopracciglia, dove risiede la fonte della pace. Possa questo regno infinito, a lungo nascosto dalle tenebre, manifestarsi sempre dentro di me. La pace pervade il mio corpo, la pace ricolma il mio cuore e dimora nel mio amore. La pace è dentro di me, intorno a me, ovunque. Ripeti queste parole con fervore. La pace pervade il mio corpo, la pace ricolma il mio cuore e dimora nel mio amore. La pace è dentro di me, intorno a me, ovunque. Dio è pace, ripeti pure, rimanendo con gli occhi chiusi, tutto morbido. Dio è pace, io sono suo figlio, io sono sua figlia, io sono pace. Dio è pace, io sono suo figlio, io sono sua figlia, io sono pace. Io sono una cosa sola con Dio. Una pace infinita avvolge la mia vita e permea ogni momento della mia esistenza. Ripetilo credendoci, come diceva il Cristo quando chiedi qualcosa, immagina che sia già tua. Ora, quando ripeti dentro di te, veramente senti che è così. Una pace infinita avvolge la mia vita e permea ogni momento della mia esistenza. Pace a me.
Pace alla mia famiglia, pace al mio paese, pace al mondo, pace all'universo, pace, amicizia a tutte le nazioni, amicizia a tutte le creature, poiché tutti sono miei fratelli e Dio è il nostro unico padre, unica madre. Noi viviamo negli Stati Uniti del mondo e Dio e la verità sono le nostre guide. E la verità è l'amore, la verità è la pace, la verità è la luce e che noi siamo luce, siamo pace, siamo amore. Padre Celeste, Madre Divina, Spirito Infinito, venga il tuo regno di pace, come in cielo, così in terra, affinché siamo tutti liberati dalla disarmonia, fonte di discordia, e diventiamo nel corpo, nella mente e nell'anima cittadini esemplari del tuo mondo, ovvero operatori di pace, operatori di luce, paci viventi. Fai un respiro profondo, per favore. Un respiro profondo. Profondo. E continua a sentire questa guida meravigliosa di Paramahansa Yogananda. È un incontro, questa volta, interamente dedicato alla pace, ma guidato da un maestro che l'aveva incarnata, un maestro perfettamente realizzato, quindi piena presenza di pace. Continua, per favore. Continuate a concentrare l'attenzione sul punto fra le sopracciglia, il centro della coscienza cristica, ovvero il centro della pace infinita, della potenza, dell'amore infinito, della luce infinita, della saggezza infinita, pregando profondamente Dio e i suoi grandi santi. Continuate a concentrare l'attenzione sul punto fra le sopracciglia, il centro della coscienza cristica, pregando profondamente Dio e i suoi grandi santi. Nel linguaggio del vostro cuore, invocate la loro presenza e le loro benedizioni. Scegliete una preghiera e spiritualizzatela con il vostro intenso desiderio. Spiritualizzatela con il vostro intenso desiderio e la vostra devozione. Questo è un metodo molto efficace. Sono sempre parole di Paramahansa Yogananda in questo incontro dedicato ad essere pace, con la guida di un maestro che la pace l'aveva incarnata completamente. Rivolgete silenziosamente a Dio la vostra preghiera, mantenendo l'attenzione concentrata sul punto fra le sopracciglia, finché non sentirete la sua risposta, sotto forma di pace e di gioia interiore, imperturbabili e profonde. Respira. Respira, respira, respiri lunghi, lenti e profondi, solo di naso. Ed ora ancora, sempre la guida di Paramahansa Yogananda, fissate l'attenzione interiormente, ancora sul punto fra le sopracciglia. E dalle sue meditazioni metafisiche, vari scritti li ho messi insieme per questo incontro. Questo specificamente è dalle meditazioni metafisiche di Paramahansa Yogananda. Fissate l'attenzione interiormente sul punto fra le sopracciglia, il lago senza sponde della pace. Osservate l'eterno cerchio di onde concentriche di pace che si espandono intorno a voi. Più osservate con attenzione,
più sentite le onde di pace propagarsi dalle sopracciglia alla fronte al cuore e fino a ogni cellula del vostro corpo. Respira. Ora le acque della pace traboccano dagli argini del corpo e inondano il vasto territorio della vostra mente. Le acque straripanti della pace dilagano oltre i confini della vostra mente e si propagano in direzioni infinite. Inspira ed espirando vedi queste onde di pace raggiungere tutto lo spazio intorno a te, tutte le persone intorno a te. Tutte le persone di questo incontro, sia su Zoom in questo momento, sia in Instagram, sia tutti coloro che vedranno in Instagram, in YouTube, in differita. Inspira ed espirando continua a vedere flussi di pace che si espandono oltre la casa che vedi immersa di pace o il luogo dove ti trovi e vedi questa pace infinitamente irradiarsi, propagarsi ed infondersi nello spazio senza limiti di tutta la terra. E vedi arrivare queste onde di pace in Israele, nella terra di Gaza, in Palestina, nel Medio Oriente. Inspira. Espirando continua a vedere flussi di pace che raggiungono con luminescenza sfolgorantemente sacra, divina, l'Ucraina, la Russia e tutto il mondo. Raggiungere le menti dei governanti a che siano perfettamente sintonizzate con il piano di pace della coscienza infinita che segue solo un piano d'amore per ognuno, supportando ognuno nel suo intento profondo di realizzare felicità, uscire dalla sofferenza e realizzare felicità. Ed ora, per favore, sfrega i palmi delle tue mani in un modo vibrante, ardente, dinamico, fino a sentire questi palmi caldi. Caricati, dice Yogananda, come una batteria divina guaritrice. E quando li senti caldi e vibranti, vedendo davanti a te la sfera terrestre, apri i palmi e cantando il suono cosmico dell'Om che ha il potere, dice Yogananda, di portare vibrazioni perfettamente armoniche dove abbiamo fatto passare e giungere, cantiamo Om 3 volte per tutti gli esseri in tutti i luoghi che siano liberi dalla sofferenza e vivano nella pace. Rimani con le mani così, sentiti attraversare da dietro la nuca da flusso potente e continuo di pace luminescente, di coscienza intelligente e potente di pace, che tramite te, benedicendoti, si irradia ovunque e raggiunge ogni bisogno fisico, mentale, emotivo, spirituale di chi si trova in assenza di pace. E vedi che sei circondato da altri esseri di luce che come te invocano pace, pregano per la pace, si sforzano con pratiche spirituali di ogni tipo
ad essere pace. Si sforzano con pratiche di crescita personale. Si curano per essere pace. Si impegnano con metodi di sviluppo di pace a trasmutare la natura di guerra che è ancora impregnata nel nostro cervello, nei nostri muscoli, a che sia solo pace. Ed ora, per favore, inspira, riporta le mani in Anjali Mudra, offri tutto in alto. Espirando, vedi davanti a te una o più persone a te care in bisogno di guarigione fisica o mentale o emotiva o spirituale. Una o più persone, potrebbero essere anime che hanno lasciato il corpo Yogananda Dice, vengono raggiunte, anche addirittura fossero già in una nuova incarnazione. Quindi abbiamo assolutamente ragione di essere colmi, colme di fiducia. Ebbene, ancora una volta, sfrega i palmi delle tue mani, invochiamo la fonte della luce, la fonte di ogni cura. Spirito infinito, padre, madre, tu sei onnipresente, sei in tutti i tuoi figli, tu sei in, e poi pronuncia in modo udibile o silenzioso i nomi di queste persone, anime, animali cari o anime di cari animali, e poi apri i palmi ancora una volta. Il primo om sarà per guarigione fisica, per il loro corpo, il secondo per mente e cuore, il tempo, il terzo per il loro spirito. Rimani con le mani così e vediti attraversata, attraversato da luce potente, da presenza divina potente, che risveglia quella stessa presenza e potenza in te e scorre in tutta la mente, in tutto il cuore, in tutte le cellule di questa persona o in quell'anima o quell'animale e o più persone, e satura tutto lo spazio intorno alla persona, si irradia in tutto lo spazio intorno, lo impregna, lo satura e al contempo si infonde in tutta la struttura cellulare fisica, mentale, emotiva, spirituale di questa persona, favorendo ricomposizioni di tessuti fisici, psichici, emotivi, spirituali, accendendo luce, risvegliando luce, risvegliando pace, attivando positività, creatività, calma, quiete, disponibilità alla vita, disponibilità all'incontro con soluzioni dalle situazioni in cui possa trovarsi, di resistenza a cambiamenti, resistenza a cure, resistenza ad accettare situazioni non cambiabili per il suo bene supremo, e di questa luce che lo letteralmente impregna di sé e ricostituisce, elevando questa persona, trasmutandola, accelerando il suo processo evolutivo verso l'amore, verso la luce, verso la pace, verso la forza, verso la calma, la chiarezza, la disponibilità, lo scioglimento delle oscurità di rabbia, dell'oscurità di conflitto, di tendenza al conflitto, aggressività, negatività. Vedi la lavata da luce che continua a sgorgare dall'infinita presenza d'amore dello Spirito Divino Infinito che supporta ognuna delle persone per cui stai pregando nel loro
Ambire a felicità e liberazione dalla sofferenza. E poi ancora inspira, torna in angeli mudra, il mudra dell'offerta, offri tutto questo tuo intento, i bisogni della persona, la persona, in alto, alla fonte di ogni cura, alla fonte dell'amore. Ed ora vedi te stessa o te stesso davanti a te e ricordati che ogni visualizzazione di luce nella tua mente, nel tuo cuore, nel tuo corpo, nel tuo spirito, naturalmente avrà estensioni in tutti quelli che sono corollari, proiezioni, ologrammi della nostra mente, del nostro cuore, del nostro spirito, ovvero le relazioni, la vita legale, la vita finanziaria, la vita lavorativa, tutto ciò che ci riguarda. Allora, vedendoti davanti a te ancora una volta, entra in questa preghiera di Paramahansa Yogananda, Divina Madre, Padre, Spirito Infinito, tu sei onnipresente, tu sei in tutti i tuoi figli, tu sei in me, tu sei in me. Manifesta la tua presenza guaritrice, liberatrice, nel mio corpo, nella mia mente, nel mio cuore, nel mio spirito. E ancora una volta sfrega i palmi delle tue mani, come se tu rendessi infatti un divino sacro servizio di guarigione e liberazione a te stessa, a te stesso. E poi quando li senti caldi, vibranti, formicolanti, questi palmi aprili verso questo ideale ologramma di te davanti a te, entra in tre om. Continua a rimanere con le mani così a proiettare questa luce che ti attraversa al contempo. Lo sai, viviamo in multi dimensioni. Dunque, rendi un servizio d'amore a te stessa, d'amore a te stesso. Senti onde di pace raggiungerti, onde di calma guaritrice, onde di quiete liberatrice, onde di potenza liberatrice, purificatrice, onde di forza cosmica elevante, che come magneti ti depurano da detriti, ci depurano, depurano ognuno di noi da detriti di negatività, ci liberano dal male, dell'ignoranza, del karma addensatosi negativo. Le coltri, il carbone, senti la pressione della luce, dice Yogananda, che ti rende da carbone diamante. Vedi questo avvenire nella tua mente, questo avvenire nel tuo cuore, questo avvenire nei tessuti di eventuali organi malati o nel tuo sangue, se lì malattia, nel tuo sistema linfatico, se lì è malattia. Vedi purificazioni, depurazioni profonde, pulizie, lavacri sacri profondi, rinnovamenti di tessuti, cellule malate che vengono bruciate da luce divina. E quella stessa luce sostituire quelle cellule malate bruciate con nuove cellule sane e vitali. Vedi luce nella tua mente, luce nel tuo cuore, vedili impregnarsi mente e cuore come fossero terra desertica su cui piove. Non c'è discussione, la terra assorbe, felice, in attesa da chissà quanto. Vedi assorbire questa luce, questa pace, l'amore. Sentiti nutrita, nutrito da amore, dalla potenza dell'amore divino, infallibile, quando Giovanni 1,12 dice: a coloro che lo hanno accolto, ad essi ha dato il potere di divenire figli di Dio. Così sia per il tuo cuore, così sia per il nostro cuore, per la nostra mente. Apriamo, vedi che si aprono. Yogananda in uno dei suoi canti dice: spalanco le porte del mio cuore. Facciamolo per la nostra mente, facciamolo per tutti
tutti i nostri organi, per le nostre cellule e completiamo questo incontro benedetto, del quale vi ringrazio per la vostra partecipazione ispirata. Ebbene, completiamo con questa affermazione sempre da Paramahansa Yogananda, il mio maestro. Le mie cellule sono piene di luce. Le mie cellule sono piene di te. E in quel te tu stai parlando allo Spirito Infinito, a Dio, che è la nostra unica identità vera, l'essenza dell'essenza, il noumenos. Stiamo parlando alla luce sfolgorante che per sempre è la nostra unica essenza. Invocandola in questo piano di dvaita, di dualità, ci risvegliamo a chi siamo. Sia un risveglio alla pace per il mondo quanto prima. Ognuno di noi sempre più si impegni tramite le pratiche spirituali, l'attenzione e il servizio ad essere pace. Om.